Ciao ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovissimo video mattutino. Sono già passati 7 giorni, ragazzi, una settimana dalla maratona di 24 ore. Pensate che 7 giorni fa eravamo in live da non so quante ore, i server stavano per tornare online e raga, stavamo per scoprire tutto quanto riguarda la nuova stagione 6. Madonna, mi piange il cuore. E nonostante sia passato così poco, in giro per la mappa accadono cose davvero strane. Andiamo vicino a Magazzino Muffito, o meglio, quel che ne resta di Magazzino Muffito, e saliamo ragazzi per questa collinetta posta sulla destra. Vi faccio vedere una bella cosetta. Proprio dietro a questo cespuglio sono nascoste delle uova che tutti quanti oramai conoscerete. Guardate anche qui che cosa abbiamo. Allora, prima cosa apriamo la chest perché disturba moltissimo. Se ci avviciniamo a queste uova, che dovrebbero essere di dinosauro, almeno credo, ragazzi, dovrebbero essere di dinosauro, riusciamo a sentire dei sound parecchio strani. Sound che mi ricordano tantissimo la stagione 7, la prigione e Picco Polare. Non so se a quei tempi giocavate, ma raga, che feels. La cosa bella è che in soli 7 giorni, quindi dall'inizio della stagione, queste uova hanno subito un bel cambiamento. Come prima cosa possiamo notare che si stanno schiudendo, emettono dei suoni e quindi ragazzi si sente, riuscite sicuramente a percepire un battito cardiaco se vi avvicinate a queste uova. Adesso vi lascerò per qualche secondo solo con loro, toglierò la cam e poi mi dite voi qua sotto tra i commenti che cosa ne pensate. Oltre al battito cardiaco si riesce a sentire anche un altro sound. Raga, giudicate voi, a tra poco. Rieccoci, ditemi che oltre al battito cardiaco avete sentito anche quel sound di un guscio che si va a crepare. Ecco, esatto. Qualcosa qui in giro sta accadendo, spero che queste uova non siano sue però. Vero Carmencita? Non sono tue le uova. In realtà ragazzi la trovo sempre qui e sembra che stia proteggendo queste uova 24 ore su 24. Cringiume a parte, la Epic ci ha spoilerato qualcosina in anticipo già all'inizio di questa stagione. Perché se andiamo a vedere il post ufficiale della stagione 6, proprio in fondo alla pagina troviamo questa mega scritta. Oh, e quelle uova? Forse è proprio il caso di non toccare quella là. Stanne alla larga anche tu. Qualcuno parla di uova di Velociraptor e quindi nuovo NPC? Chi lo sa ragazzi, potremo domare oltre ai cinghiali e ai lupi anche questi animaletti? Vi dico la pura e semplice verità, non mi meraviglierei se venissero implementati in gioco, perché sto aspettando questa cosa dalla scorsa stagione e quindi da quando vidi per la prima volta Fortezza Furtiva, che è il luogo adatto. Oltre a essere una mega combo tra il film Predator e Jurassic World, quindi una mega gabbia ragazzi, perché siamo proprio all'interno di una mega gabbia, proprio qui abbiamo un'ambientazione perfetta per coloro che ci verranno presto a trovare. Non vedo l'ora, anche perché qui raga vi è Lara Croft. Adesso mi trovo sul laboratorio, credo che non spawni l'NPC ma non fa nulla. E a proposito di Lara Croft ragazzi, a proposito del tema selvaggio, quindi Fortezza Furtiva, Velociraptor e quant'altro, oggi vi regalo questo codice che fa parte della creativa, una mappa featured con Tomb Raider, che al momento del completamento si riceve questo bellissimo code. E se lo attivate sul sito ufficiale Epic Games loggandovi con i vostri dati, nella sezione riscatta codice, dopo che lo avrete riscattato riceverete questo bellissimo spray. Il tutto gratuito, quindi grazie Epic Games, raga, grazie, grazie, grazie per questo regalozzo. Prima di concludere questo video, però, volevo farvi notare questa cosa. La differenza c'è, ragazzi, perché se andiamo a guardare un replay di qualche giorno fa e quello di oggi, 24 marzo, che è proprio questo qui, vi mostro subito che cosa è accaduto. Quindi, le uova in questo momento si trovano in questo stato, ragazzi. 24 marzo, eccovele qui. Osservate invece questo replay che risale
risale al 20 marzo, ovvero 4 giorni fa. Nessun battito cardiaco, niente di niente, e soprattutto le uova non erano entrate in nessuna fase dischiusa. Quindi confermiamo assolutamente al 100% che qualcosa sta accadendo. Non so, ragazzi, quando potremo vedere questi nuovi animali super selvaggi in giro per la mappa, ma è qualcosa che mi hypa tantissimo, perché ripeto, aspettavo questo momento dalla stagione 7, davvero è fantastico. Io spero che finora il videozzo mattutino vi sia piaciuto, se così fosse mi raccomando lasciate un bel like, e grazie raga a tutti quanti voi che state aggiornando ogni 14 giorni il codice creatore Martex nello shop giornaliero. Noi andiamo a guardare il negozio oggetti, vediamo che cosa hanno droppato. So che vi è una nuova emote che aspettavo, ragazzi, aspettavo, l'ho vista non so quanto tempo fa, non so se l'hanno droppata ad inizio stagione oppure ancora prima, non ricordo, ragazzi, ho la mente un po' offuscata, ed eccola qui, grammofono folle. Sulla destra abbiamo Kira, Aquila Verde, Lame Bloccanti, Cyclo, Boxy, Boxer. Vabbè raga, un bel po' di cose, ma questa qui raga, la nuova emote, ce la godiamo tantissimo. Mi raccomando, se la shoppate, taggatemi su Instagram, Martex TV. Andiamo, 300 V-Bucks tra l'altro, eh. Ok. Non male. Niente male, ragazzi. Mi piace. Mi piace tantissimo. Come abbiamo detto, abbiamo Kira. Andiamo a vedere velocemente le skin. Poi Boxy. Andiamo così, raga. Boxer. Il rinnegato, ok, 500 V-Bucks, oramai abbiamo una nuova serie di icone, nuova no, assolutamente no, che cosa dico, ma almeno un emote serie di icone al giorno. Goldie, non la vedevo da un po', carina, 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 stagione 2 ovviamente, chi se la ricorda questa skinnozza, raga. Milite d'assalto, 800 V-Bucks, bellissimo, ha lasciato le cinture. Mamma mia Mi piace la seconda parte, aspetta, 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 aspetta. Comunque raga, fanno dei beat da paura, cioè GG ai sound designer di questo gioco. Siediti mod da 200 V-Bucks, Dolce Vittoria 200 V-Bucks, Lobby Truck, John Wick, Sofia, non so perché non se ne vadano dallo shop, Snake Eyes è l'ultimo cacciatore rimanente, hanno levato anche il T-800 e Sarah Connor, quindi uno per uno raga stanno andando via. Raga, non abbiamo nient'altro, 1000 bolle. Ok, lo shop di oggi si va a concludere qui assieme al videozzo. Spero che vi sia piaciuto. Noi ci becchiamo in live oppure in un prossimo video mattutino. Mi raccomando, non mancate. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Un salutone da Martex e come al solito un bel... Sabrò!